L'edilizia sostenibile, spesso definita edilizia verde o ecocompatibile, è incentrata sulla minimizzazione degli impatti negativi delle attività edilizie sull'ambiente, massimizzando al tempo stesso i benefici sociali ed economici. Si tratta di un approccio integrato che considera l'intero ciclo di vita di un edificio, dalla progettazione e costruzione al funzionamento e all'eventuale smantellamento. Questo approccio mira a raggiungere un delicato equilibrio tra preservazione dell'ambiente, sostenibilità economica e benessere sociale. I principi chiave dell'edilizia sostenibile sono: efficienza delle risorse, efficienza energetica, conservazione dell'acqua, ambienti interni sani, riduzione e riciclaggio dei rifiuti, conservazione della biodiversità e degli habitat, longevità e adattabilità. Gli appalti per l'edilizia verde fanno parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile che influenzano la crescita economica a livello strategico. L'adozione di tecnologie e pratiche verdi non è più un'opzione ma un percorso valido per ottenere un vantaggio competitivo nel settore delle costruzioni. Gli appalti verdi stanno ora acquisendo importanza nel settore edile e nelle pratiche della catena di fornitura per un domani più sicuro. Gli appalti edilizi sono parzialmente associati alla gestione dei servizi logistici verdi, che determinano in modo approfondito gli obiettivi di sviluppo economico sostenibile. Inoltre, gli appalti edilizi hanno un impatto significativo sulle pratiche di innovazione verde che prevedono parzialmente gli obiettivi di sviluppo sostenibile, e la mediazione dei servizi logistici verdi e le pratiche di innovazione sono parzialmente mediate verso gli appalti edilizi e gli obiettivi sostenibili. L'implicazione degli appalti verdi e dei servizi logistici offre molte sfide a lungo termine per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Nel breve periodo, garantisce efficienza operativa ed emissioni ambientali meno pericolose. L'etichettatura ecologica nell'industria delle costruzioni svolge un ruolo fondamentale nella promozione della sostenibilità, della trasparenza e delle pratiche edilizie responsabili. Diversi tipi di etichette ecologiche offrono vari criteri per valutare le prestazioni ambientali, fornendo agli interessati le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate su progetti edilizi e materiali. Incentivando l'uso di prodotti ecologici e pratiche progettuali sostenibili. L'etichettatura ecologica contribuisce agli sforzi dell'industria delle costruzioni per ridurre il suo impatto ecologico e creare ambienti costruiti più sostenibili. Considerati i dati complessi su cui si basano, le etichette forniscono una semplice conferma per i non esperti che i prodotti contrassegnati da un'etichetta soddisfano una serie di standard ambientali. Incoraggiando la consapevolezza dei consumatori, le etichette possono esercitare un impatto benefico significativo sul mercato dei prodotti e dei materiali preferenziali dal punto di vista ambientale. Inoltre, sebbene esistano numerosi certificati, relativamente pochi si riferiscono a prodotti e materiali da costruzione. Le etichette che includono la costruzione di solito lo fanno come una delle tante categorie. Esistono diversi tipi di etichette eco nel settore edile, ciascuna incentrata su diversi aspetti dell'impatto ambientale e della sostenibilità. La prima categoria di etichette eco si riferisce alle certificazioni di Green Building. Queste etichette si concentrano sulla sostenibilità complessiva della progettazione, costruzione e funzionamento di un edificio. La seconda categoria di etichette eco si riferisce alle etichette eco specifiche del prodotto. Queste etichette si concentrano sull'impatto ambientale di specifici prodotti e materiali da costruzione. Aiutano i consumatori a scegliere prodotti che hanno un impatto ambientale inferiore. La terza categoria fa riferimento alle etichette di efficienza energetica. Queste etichette forniscono informazioni sulle prestazioni energetiche di elettrodomestici, apparecchiature e sistemi di costruzione. Aiutano i consumatori a selezionare prodotti che consumano meno energia. Nel tentativo di standardizzare i principi, le pratiche e le caratteristiche del marchio di qualità ecologica, l'ISO ha creato tre distinte categorie di marchio di qualità ecologica. Sono i seguenti: tipo primo il marchio di qualità ecologica, classico; tipo secondo reclami autodichiarativi; tipo terzo dichiarazioni ambientali come pagelle e... Come si può intuire dalle informazioni di cui sopra, il tipo primo è generalmente considerato il gold standard
dell'etichettatura ecologica, grazie alla sua verifica indipendente, mentre i tipi secondo e terzo non dovrebbero essere sottovalutati, poiché possono mostrare informazioni trasparenti e quantitative sulle prestazioni. L'Ecolabel UE aiuta i consumatori, i rivenditori e le imprese a fare scelte veramente sostenibili. L'Ecolabel UE aiuta i consumatori, i rivenditori e le imprese a fare scelte veramente sostenibili. Si basa su processi standardizzati e prove scientifiche. Lanciato più di 30 anni fa come marchio comunitario di qualità ecologica, è diventato il sistema più grande e conosciuto in molti paesi dell'UE. L'Ecolabel UE è l'unico sistema di etichettatura ecologica ISO 14024 tipo primo a livello europeo. Riconosciuto in tutta Europa, è multicriterio e affronta i principali impatti ambientali dei prodotti lungo il loro intero ciclo di vita, dall'estrazione della materia prima allo smaltimento. La Commissione europea gestisce il marchio Ecolabel UE a livello UE per garantire che il regolamento sul marchio Ecolabel UE sia implementato correttamente. Il Comitato per l'etichettatura ecologica dell'Unione Europea è composto da rappresentanti degli organismi competenti dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia e dai rappresentanti di 13 organizzazioni delle parti interessate e 3 organismi UE, ONU. Il Comitato per l'etichettatura ecologica dell'Unione Europea contribuisce allo sviluppo e alla revisione dei criteri per l'etichettatura ecologica dell'UE e a qualsiasi revisione dell'attuazione del sistema di etichettatura ecologica dell'UE. Organismi nazionali competenti sono organizzazioni indipendenti e imparziali designate dagli Stati dello Spazio Economico Europeo all'interno o all'esterno dei ministeri governativi. Sono responsabili dell'attuazione del sistema Ecolabel UE a livello nazionale. Le parti interessate rilevanti e deve essere garantita la partecipazione delle parti interessate di un determinato gruppo di prodotti, come l'industria e i fornitori di servizi, comprese le PMI, e le loro organizzazioni imprenditoriali, i sindacati, i commercianti, i rivenditori, gli importatori, i gruppi di protezione dell'ambiente e le organizzazioni dei consumatori.